Sono stati affidati agli avvocati Massimo Manieri, Cristiana Valentini e Goffredo Datozzi le indagini per salvaguardare l'immagine della comunità di Farindola e del sindaco Ilario Lacchetta. Questi ultimi si sono avvalsi di un pool di esperti volontari per esaminare tutti i processi valanghivi fino alla strage dell'hotel Rigopiano. Crediamo profondamente nel fatto che, ripeto, per determinati tipi di processi non ci debba essere una segretazione. Comunque noi l'abbiamo fatto per incarico esplicito, firmato, del sindaco Lacchetta, il quale ci ha chiesto, ma anche il comune, in qualità di persona offesa del reato di disastro colposo, ci hanno chiesto di indagare a 360 gradi, il codice di procedura penale lo prevede e noi lo abbiamo fatto. La valanga era scientificamente prevedibile e avrebbe potuto essere prevista se solo la regione avesse fatto la carta di localizzazione dei pericoli da valanga, la CLPV, che era obbligatoria dal 1992. Noi abbiamo provato a realizzarne una, così in poco tempo, e i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti, che avete visto stamattina, che ognuno può controllare come vuole. I risultati chiaramente non presi dalla persona che va su Google Earth, come dicevo, ma da chi ha accesso in modo professionale ai satelliti, e dalla ripresa via satellite era evidente quello che avete visto, ovvero che quella zona lì era effettivamente valanghiva. Si vedeva solo da satellite, solo grazie a un esperto, quell'esperto che avrebbe dovuto realizzare la CLPV regionale dal 1992. Certamente sì, lo dice la carta storica regionale che riporta in quella localizzazione diversi eventi, non quello che purtroppo si è verificato il 18 di gennaio, però con uno studio cartografico prima di tutto e poi di iniziale approfondimento sul posto, era prevedibile localizzare nel sito della valanga di Rigopiano un'attività valanghiva anche di una certa importanza. Questo per considerazioni di carattere morfologico, ci sono nella zona di distacco pendenze molto accentuate e anche per considerazioni di carattere valanghivo che un esperto di questa materia fa con insomma, relativa facilità.